Josh Arman, and welcome to my channel. I'm continuing the series I started where I am showing my language level, and for today's video it's Italian. So I seriously started learning Italian in 2022, and let me show you what my level sounded like or what it looked like. Okay. Prima cosa, vive in Jamaica esiste, ma non è una cosa comune per noi. Esiste in alcune case, le case ricche, per le persone ricche. Sì, non è una cosa. Okay, so that's my Italian level, and you can see that it's not super great. Sì, è un po' difficile per me, ma tuttavia ho alcuni problemi con italiano, l'italiano, no, sì, penso che è l'italiano, sì, ho tuttavia alcuni problemi con l'italiano. È un po' difficile per me, ma penso che adesso parlo un po' meglio, semplicemente meglio. Con questo messaggio è un po' difficile per me per capire alcune cose, perché non so. Nel passato sì, ho alcuna esperienza con l'italiano, perché sì, questo è un problema. A volte non ricordo bene di alcuni verbi, e per questa ragione è difficile per esprimirmi. Non so, tu vuoi che già ho alcuni problemi e sto ripetendo le stesse cose? Ma una differenza con questa cosa è oggi è che io ascolto meglio le cose, io posso parlare un po' meglio. Allora, 5 out of 10, so that's my Italian. I don't know. Some days though, my Italian is better than this. There are days when I speak and I feel really confident, and there are other days when I don't feel so confident. So could I live and work in un paese italiano? Chiaro, penso che sì. But I would have a lot of difficulties in responding. I wouldn't really respond as fast as people would like me to respond. But if everything goes well, I've been saying this for the longest while, this year I should be going to Italy, and that should help. Anyway, that's all for today. I hope you enjoyed this video. And again, to encourage you, if you're learning a language, never give up. You will get better. As you can clearly see, il mio italiano è meglio. Il mio italiano. Allora, non è l'italiano, ma il mio italiano. Okay, sta bene. So, just keep practicing. With that said, don't forget to like, subscribe, share, leave a comment, and I'll see you next time. Ciao, arrivederci. Non è facilissima da capire così, distinto. Siamo a Trieste, parliamo di educazione stradale, scopriamo assieme quante ne sanno i giovani. In città sono 50 km orari come tutti quanti. E...